già da circa 7 mesi fa insieme a Lorenzo. Siamo arrivati a questa magnifica giornata. Devo dire che è stata, sotto il punto di vista, sotto l'aspetto organizzativo, credo, lo dico da solo, è stata quasi perfetta. Abbiamo rispettato gli orari, è stata rispettata tutta una scaletta. Appunto, ripeto, è stata tutta una cosa premeditata, organizzata da mesi, è stata fatta una selezione difficilissima, garantisco difficilissima. Grande soddisfazione del concorso, abbiamo raggiunto dei numeri altissimi, quasi 1200 iscritti quest'anno. E che dire, voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di esibirci qui, di fare appunto questo nostro decimo concorso in una cornice fantastica. E poi devo anche ringraziare, io lo chiamo il maestro, lui si arrabbia, però io lo chiamo il maestro Piero Pelù per aver accettato questo nostro invito nella nostra città. È davvero per noi un grande onore. Io ringrazio tutti per la partecipazione, come mi associo alle parole di Gianni, è stato veramente difficile. E ogni anno aumentano gli iscritti, quest'anno tra l'altro festeggiamo la decima edizione in un teatro importante per noi, nel Teatro Umberto Giordano. Poi il livello dei ragazzi è stato un livello altissimo, abbiamo avuto conferma anche con Piero prima e durante questa giornata, che anche la scelta dei vincitori che andranno a incidere un CD prodotto dal Concorso Nazionale Umberto Giordano. E bisogna migliorare sempre di più, andiamo avanti perché penso che nessuno è nato perfetto, sono pronto a tutto tranquillamente. E un grazie veramente di cuore a tutti coloro che hanno collaborato insieme a noi, Sergio De Nicola, Loris Cassiota e Nando Pagliara di Radio Irene. E un grazie infinite a te, Piero, che sei stato per noi un'emozione unica vissuta insieme ed è stato un grande piacere, soprattutto per Foggia. Grazie, arrivederci. Beh, complimenti perché questo concorso, contest, è ben organizzato, è stata fatta appunto questa selezione, se veramente erano 1200, immagino che sia stato un lavoraccio non da poco arrivare a questa scrematura di 30 e in questi 30 c'era effettivamente un livello qualitativo sorprendente. Dall'età di 10 fino a 26-27 anni circa, massimo 35 anni degli over. Quindi come si dice, un lasso di tempo che la dice lunga su come la preparazione musicale a Foggia e dintorni sia di alto livello e di come anche le nuove generazioni stiano crescendo su in maniera impressionante, perché persone premiabili erano sicuramente più di una e quindi mi sembrava giusto, anzi sono stati quasi loro a proporlo, di allargare questa a due menzioni speciali anche col premio. Mi è piaciuto il livello anche delle composizioni originali, mi auguro che in futuro il premio possa calcare ancora di più la mano nell'incentivare le composizioni nuove da parte di chi canta o comunque di gruppi di compositori, band, interpreti che si fanno accompagnare da altri musicisti, insomma, per fortuna qui a Foggia la materia non manca e quindi immagino che questo progetto sia destinato solamente a crescere in futuro, è quello che vi auguro. Ho cercato infatti con i ragazzi più che dire bravo o non bravo, non spetta certo a me dirlo, magari di trovare qualche aspetto nuovo che potrebbe arricchire la sua tavolozza di colori e di esperienza, quindi ho cercato di portare semplicemente quell'esperienza che ho accumulato in questi anni.
Perché purtroppo una critica che ho fatto un po' ai ragazzi è stata proprio sulla pronuncia. Non si capiva una parola e questo non mi sembra giusto nei confronti degli autori della canzone, anche se magari è Bruno Mars che vive in una villa ultramiliardaria a Los Angeles, non ci interessa, però per rispetto della musica è giusto che oltre che le note che si cantano, che devono essere giuste o interpretate nella maniera giusta, anche le parole vengano pronunciate bene. Io sono compositore e autore, e quindi se dovessero cantare la mia canzone, quantomeno mi verrebbe un po' da ridere se sentissi storpiare tutte le parole. Quindi, diciamo, italiano in primis, però comunque, se uno poi dovesse cantare proprio in lingua straniera, che avevi preparato sulla lingua. Il talent televisivo è sicuramente una delle tante scorciatoie. Quando io facevo The Voice, dicevo sempre ai ragazzi: mi raccomando, considerate che voi state semplicemente accumulando un'altra piccola esperienza in quello che mi auguro sia un percorso molto più articolato. Qualcuno lo ha capito e molti altri no. E quello che l'ha capito sta andando avanti piano piano, costruendosi la sua carriera pezzettino per pezzettino, come è giusto che sia. Non credo negli exploit della vita, perché tra l'altro avere successo da giovanissimi è un disastro, perché ti sconquassa completamente l'esistenza e il rapporto con la vita e con le altre persone, la visione del mondo ti cambia completamente. Non lo auguro a nessuno il successo immediato. E comunque il mito del successo è un'altra cosa sulla quale bisognerebbe aprire parentesi molto graffe e parlarne lungamente. Colgo l'occasione per salutare Anna Paola Giuliani, l'assessora alla cultura. Noi abbiamo raccontato un po' quello che sta avvenendo in questi giorni. Domani termineremo il percorso dei 4 giorni del concorso nazionale Umberto Giordano, in questa splendida cornice che è il Teatro Giordano. E abbiamo chiuso le iscrizioni a 1200, quindi siamo andati, diciamo, sotto gli aspetti delle edizioni precedenti. L'anno scorso eravamo a 1400, comunque manteniamo questi numeri. E abbiamo ricevuto i complimenti anche dal amico artista Piero Pelù per i nostri ragazzi che vivono a Foggia e nella nostra provincia, dove abbiamo trovato veramente dei ragazzi interessanti. Bisogna sicuramente investire. Io prima di arrivare ho fatto una proposta, adesso te la ripeto, non c'eri. Proporrò al comune di Foggia, l'assessore della cultura, di avere la possibilità all'interno del cartellone Foggia Estate far esibire i vincitori di questa serata qui a Piazza Cesare Battisti. Sì, però diciamo, non hai detto sì. Ci tengo moltissimo a essere qui. Lorenzo, tu me l'hai chiesto via WhatsApp, io ti ho Sì, detto subito sì, ma è una sappi, provocazione, dai. sappi, anche perché lui è impossibile dire no. Lui ti scrive in un messaggio, ci sono 500 parole, ti scrive tutto, è tutto organizzato, ti scrive questi messaggi e poi dice vabbè, ne riparliamo. Allora sì, colgo l'occasione, ne riparliamo qui pubblicamente, sai che parte dell'amministrazione, da parte del sindaco, da parte mia, da parte di tutti i tuoi confronti, ma nei confronti dei giovani in generale, c'è sempre grande apertura e grande disponibilità. Apprezzo moltissimo, come sempre, la tua correttezza. Di solito quando uno parla di numeri, perché poi chissà perché i numeri contano così tanto, la prima cosa che facciamo dobbiamo dare i numeri, tu invece non esageri con i numeri, hai il coraggio di dire quest'anno le iscrizioni sono inferiori rispetto a quelle dell'anno scorso. Ti fa onore che tu lo dica pubblicamente, non mi preoccupa la cosa, anzi, sono convinta invece che bisogna sottolineare quanta tenacia e quanto coraggio ci abbiano messo i 1200 che si sono iscritti, perché poi la verità è che mettersi in gioco non è da tutti. Mettersi in gioco non è uno scherzo, devi avere la voglia, devi avere il coraggio di farlo. Per cui io non penserei ai 200 ragazzi che probabilmente hanno perso un'occasione, penserei a quei 1200 invece che se la sono giocata, che se la stanno giocando, che vogliono realizzare un sogno, che ci credono
diceva bene Piero Pelù poc'anzi, il talent è un'occasione, non è l'occasione della vita, è un'occasione da cogliere, è uno di quei traguardi che si tagliano preparandosi a qualcosa di più importante. In questo te lo dissi in conferenza stampa, te l'ho detto con i messaggi, sei stato non bravo di più, è una vera forza.